Allora, abbiamo recuperato il nostro Maurizio Savoni, a cui diamo il buongiorno. Maurizio Savoni, webmaster di Coscienza in Rete, ci parlerà di questo problema che dovremmo avere con internet e con questo famigerato ACTA. Buongiorno Maurizio. Buongiorno a voi. Buongiorno e grazie Maurizio per la tua disponibilità. ACTA, acronimo famigerato, che sta per anticontraffazione, l'accordo commerciale anticontraffazione, giusto? Esattamente, l'aspetto diciamo interessante che ovviamente in rete ha preso il predominio è che questo trattato che si discute circa dal 2007 sta praticamente cercando di portare la protezione sui diritti d'autore, non soltanto nell'ambito informatico, quindi tutto il discorso dei film, degli aree digitali, musica, audio, video, eccetera, eccetera, ma anche sul fronte di tutto ciò che può essere sottoposto a questo tipo di tutela giuridica e quindi anche sulle sementi OGM, sui farmaci e quant'altro. Insomma, è una battaglia che viene condotta sul tema del diritto d'autore a tutti i livelli e ovviamente viene inserito dentro anche questo aspetto che per noi che ci occupiamo della rete da più vicino e la usiamo soprattutto come strumento per divulgare informazioni è più delicato. Questo è un po' non riguarda assolutamente soltanto internet. No. Bravo Maurizio. Chiara. Anche bravo. Argomenti sì, parecchio sì, interessanti e parecchio importanti. Ci scrivono proprio i diritti del cittadino. Prego Maurizio. Sì, appunto, no, dicevo perché questa è una cosa che potrebbe riguardare sia i farmaci che anche non so, nell'agricoltura, tutto il discorso delle sementi. Uno si potrebbe trovare in problemi legali qualora questo trattato dovesse arrivare all'approvazione definitiva ed avere problemi legali anche perché si è trovato a utilizzare una particolare qualità di seme che è protetta da un diritto d'autore che magari non è neanche diciamo così conosciuto, no? Questo è il problema. Dunque, per dare qualche numero, una storia che è cominciata dal 2007 circa. Le trattative sulla stesura di questo accordo sono sempre state molto poco chiare, tant'è vero che poi fino nel 2009 il presidente Obama, che dovrebbe rappresentare, diciamo così, questa è una nota critica, dovrebbe rappresentare l'aspetto progressista degli Stati Uniti, ha ritenuto opportuno mettere sotto segreto di Stato tutte le tematiche relative a questo trattato, utilizzando lo spauracchio della sicurezza nazionale. La prima volta diciamo che nella storia di internet, anche se non è la prima volta che vengono condotti attacchi alla rete, è la prima volta che si tenta di fare un tentativo diciamo per arrivare alla censura tramite la proprietà intellettuale, perché fino diciamo all'altro ieri al governo Bush per esempio negli Stati Uniti tutto ciò che è stato fatto per cercare di fare censura ha usato come pretesto il discorso del terrorismo. Voi conoscete benissimo Massimo Azzucco, come no? Ecco, che si occupa appunto di fare un po' di informazione sui fatti dell'11 settembre e sul suo sito si può trovare tutto il materiale relativo a questi due trattati che si chiamano Patriot Act 1 e Patriot Act 2, coi quali sono stati fatti già pesantissimi attacchi alla libertà di espressione sulla rete. Ecco Maurizio, ci sono numerosi appelli da firmare anche in rete. Tu mi stavi dicendo qualcosa a proposito delle petizioni che si trovano. Sì. Magari vogliamo metterne a conoscenza anche i nostri ascoltatori? Assolutamente. Allora, intanto diciamo i segni positivi sono che il relatore, perché questo accordo è stato siglato da un sacco di paesi, tra cui ovviamente gli USA, l'Australia, Nuova Zelanda, eccetera, eccetera, ma la ratifica definitiva è nelle mani del Parlamento europeo e il relatore, che si chiama Kader Arif, che è francese, di origine algerina, si è dimesso proprio in questi giorni perché ha preso coscienza del fatto che questo trattato non ha coinvolto assolutamente le associazioni civili di nessun tipo, quindi ovviamente siccome la rete anche sana ha prodotto una reazione spontanea e ci sono vari, diciamo il sito di riferimento per la raccolta di firme contro l'approvazione di questo trattato si chiama laquadrature.net. Sì. Ed è un sito francese dopo il quale è possibile trovare sia informazioni molto dettagliate sui contenuti dell'atto e sia una serie di attività che vengono portate avanti costantemente per tenere alto il livello di attenzione, perché quello che dobbiamo
focalizzare che ovviamente questi tentativi di scippo avvengono sempre nei momenti in cui c'è poca attenzione da parte delle persone. E in questo momento l'attenzione è minima a queste cose, altre parti, esatto. Infatti. Maurizio, grazie di grazie tutto, mille. Buona giornata e buon lavoro e a presto. Grazie a voi. Grazie Maurizio Savoni di Coscienza in Rete, grazie.